Il Monte Amiata, luogo incantato, si eleva tra la Maremma grossetana e il territorio di Siena, in Toscana. Le sue pendici ospitano piccoli paesi di grande fascino. Seggiano è tra questi, delizioso borgo ricco di storia, dove tutto ha conservato il sapore dell'autentico. La cinta delle mura racchiude la parte originaria dell'abitato, antica di 11 secoli. Al suo interno sorgono monumenti religiosi di severa, elegante fattura. Ospitano alcuni pregevoli opere, quali nell'oratorio di San Rocco gli affreschi del senese Girolamo di Domenico. Un viaggio a ritroso nel tempo è riservato a chi, varcata la soglia dei palazzi storici, si trova in ambienti che hanno conservato integri gli arredi originari. La fitta trama di vicoli e strade offre allo sguardo l'inaspettata delizia di un fiore messo a dimora nel sasso, di un balcone o una scala deliziosamente addobbati, di un giardino florido e verdissimo offerto alla gioia di un bimbo. Non sfugge agli abitanti del borgo che la cura dei luoghi è cura delle proprie radici e, infine, del proprio spirito. Lo sa bene Simona, nata e vissuta per molti anni a Genova, che a Seggiano ha trovato finalmente il suo ambiente ideale. L'armonia propria del paesaggio toscano ha accresciuto doti artistiche già presenti in lei. Oggetti altrimenti destinati a morire si rianimano al suo tocco per ospitare composizioni floreali che andranno a ingentilire le vie e le piazze. Qua avevo l'appoggio, c'era mia nonna, che questa qua è la casa dove venivo da bambina in vacanza, e in una settimana ho fatto tutto, ho trovato lavoro, e ho trovato casa e mi sono trasferita in Toscana con mio figlio e siamo venuti qua, perché io poi ci sono cresciuta, conosco tutti i parenti e amici di infanzia, non cambierei una virgola di quello, non ho rimpianti assolutamente, la vita mi piace. Io spesso vado a Roma a trovare mio figlio, resisto 2 giorni nel caos, poi sinceramente non vedo l'ora di tornare qua. Appena scolletto chiusi faccio tipo di vita proprio tranquillo, sto bene. Seggiano, pace, tranquillità e la vita serena, veramente, senza quella frenesia della città, perché avendolo provato sulle mie ossa, appunto, venendo da una grande città, giro in pantaloncini, giro in pigiama. Io vado in paranoia in agosto, quando iniziano ad arrivare tutti, sono in paranoia, già perché lavoro al pubblico, quindi io sto bene da sola, sono un lupo solitario, sto bene da sola in mezzo alle mie piante, a prendermi cura delle piante. Le piante ce l'ho sempre avute e fino a 2 anni fa facevo un pezzettino. Quest'anno ho detto, ma allarghiamoci, facciamo tutta la via e vediamo se qualche paesano mi viene dietro. E così è stato, perché in diversi posticini, giù alle scuole, Loredana, anche lei è molto brava, molto capace, poi la mia collega che abita qui sopra le mura, se riusciamo un po' anche a coinvolgere gli altri paesani sarebbe bello, perché dà allegria, dà colore. Ricordi, ogni scalino, ogni lastra c'ha un ricordo, perché io, come ripeto, ci sono cresciuta qua. Io ci venivo 3 mesi, finiva la scuola, il giorno dopo ero qua,
sono cresciuta con tutti i ragazzi ormai con noi della nostra età, qui il paese era pieno, motorino, feste, e ogni angolo del paese ha un ricordo, la prima sigaretta, il primo bacetto, ci sono tanti vicolini nascosti, andare a fumare da nascosto, andare giù alla vetra a fare il bagno di sera, e sì, tanti bei ricordi. Il territorio di Seggiano giunge alla vetta della Miata. I versanti dell'antico vulcano sono rivestiti da fitte foreste di castagni e, più in alto, da dense faggete. Fiorenzo è il presidente del Consorzio Forestale della Miata. Le sue passeggiate nei boschi hanno spesso uno scopo ben preciso, quello di accertarsi dello stato di salute dei castagni. Questo cinipide, questa malattia, è venuta in Italia nel 2008 con la globalizzazione importata dalla Cina. Sulla Miata ci ha distrutto la castagnicoltura, che era fonte di guadagno per le persone. Tutti i castagni più o meno hanno avuto gli attacchi dal cinipide, eccetto che una varietà che si chiama Gregorio, anche questa è attaccata dal cinipide. Però questa pianta produce delle tossine e uccide le galle. Abbiamo ottenuto una casetta di riproduzione, forse la prima in Italia, per riprodurre l'antagonista, il Torimus. Questo Torimus non fa altro che andare a pungere la galla, iniettarci dentro un piccolo uovo, l'uovo si apre, forma una piccola larvettina che uccide la larva del cinipide. Quindi dal 2008 adesso le produciamo noi e le mettiamo nei castagneti. È stato un lavoro molto lungo, però molto appagante. Il consorzio cura anche di mantenere viva un'attività tradizionale del territorio, la produzione del carbone di legna. Attività un tempo fonte di modesti e faticosi guadagni per i locali. Ogni operazione è oggi condotta nel rispetto dell'ambiente e certificata. Lo speciale forno mobile, appositamente costruito e unico in Italia, è stato preventivamente caricato con gli scarti di legna ottenuti dai rami residui di alberi tagliati o caduti. La fiamma che arde nel braciere porta alla camera di combustione alla temperatura necessaria per trasformare con lento processo la legna in nero carbone. Il bosco trae vantaggio dai moderni carbonai. La loro rispettosa attività lo mantiene pulito e lo preserva da incendi. La totale purezza dell'ambiente garantisce al carbone della Miata l'assenza di inquinanti. Se ne giova a sua volta chi vorrà utilizzarlo per mettere alla griglia gustose vivande. Non pago della bellezza, Seggiano offre al gusto eccellenze alimentari. Dall'olivastra seggianese, varietà autoctona d'olivo, si ricava un olio di superiore qualità. Per testimoniare il rilievo economico, sociale e storico che l'olivo ha rivestito e riveste nel territorio, nei locali di un antico frantoio è stato realizzato un piccolo, affascinante museo. Nell'antica cisterna che raccoglieva l'acqua al limitare del paese è in corso un esperimento scientifico che guarda invece al futuro. L'olivo sospeso, la più grande pianta al mondo, alimentata con sistema aeroponico. Le radici dell'albero
sono sospese all'interno della cisterna. Un sistema automatico provvede a dar loro alimento, irrorandole periodicamente d'acqua e dei necessari nutrienti. L'olivastra sigianese resiste con tenacia ai rigidi inverni della Miata. Col procedere degli anni, la pianta raggiunge imponenti dimensioni. Pur se l'oliva è piccola e il suo nocciolo particolarmente grande, la resa in olio è alta e di acidità molto bassa. Indice di virtù nutritive e curative è anche la ricchezza di antiossidanti e vitamina E. Una corretta potatura è necessaria al benessere della pianta. Pochi oggi ne conservano l'arte. Leonardo è uno di questi. Siamo arrivati, eh? E allora! Coraggio, allora! Ora ti pulisci tutto, sotto, vai! Questa è proprio una pianta particolare che ha bisogno di una potatura particolare. Ha la caratteristica che l'anno che viene potata non fa raccolto. E la conseguenza è che va potata più raramente possibile per avere più raccolti. Quando viene potata, ovviamente viene potata in maniera profonda, una potatura di riforma, cercando di togliere tutta la parte di legno grosso, cercando di togliere tutte le, insomma, lasciando una parte interna molto larga, un vaso interno molto largo perché abbia una buona illuminazione. E comunque sia, ecco, qui ho fatto una potatura di riforma molto profonda. Che belle gambe che c'ha la montagnola d'amore. I giovani non ci sono. A me tutti gli anni mi promettono che qualcuno viene, che qualcuno mi segue, che qualcuno, però poi quando si arriva non vedi mai nessuno. Insomma, è una cosa che andrà presa in mano, perché ci abbiamo investito molto noi sul discorso dell'olivo e di conseguenza una buona potatura di un olivo, quando si investe nella potatura, il ritorno c'è anche a livello di raccolto, perché tante tecniche ti portano a avere negli anni un raccolto maggiore. Sembra una cosa scontata, ma ad esempio lasciare la parte alta, i rami più piccoli, scegliendo, dedicandoci, insomma dandogli tempo, quelli poi ti ripagano nei frutti, in questo caso qui. Il fatto di andare lì, dare 4-6 cacchiate, come viene fatto ora, e poi andare via, sembra che uno abbia risparmiato per un certo numero di piante durante il giorno, dice guarda quante ne hanno fatte, però poi se vai a fare conto in fondo, secondo me non torna. L'olivo oggi soprattutto è una passione, perché poi il lato remunerativo, insomma, poi è quello che è, sinceramente. È bello anche perché sono uno di quelli che gli è piaciuto imparare da quelli più anziani. Fa una potatura di tradizione, perché ora quella tradizione lì si va un po' perdendo. Si notano molti oliveti dove passano squadre di persone molto improvvisate. Per me, ecco, è un piacere, si può dire, anche poter riproporre qualcosa che ho imparato da quelli più grandi di me in questo caso. Caratteristica del paesaggio toscano è l'alleanza felice tra la natura e l'opera gentile dell'uomo. Seppur nata in lontanissimi luoghi, Rossana ha colto il senso di tale armoniosa continuità, che interpreta alla luce delle proprie origini. Dal padre coreano ha ereditato la tenacia, mentre dalla madre paraguayana il gusto della gente latina per i colori vivaci. È nato tutto quando, pulendo questo oliveto, abbiamo trovato questi sassi enormi che una volta sono stati lanciati dal vulcano quando era vivo, e quindi abbiamo detto no, non possiamo metterlo un'altra volta sottoterra, valorizziamolo. L'abbiamo lasciato nel nostro oliveto in bella vista, però mi sembrava troppo anonimo, e quindi abbiamo detto diamogli un tocco di colore, anche per mettere un po' di vita, un po' di colore, un po' di sogni dentro a questi oliveti, che comunque sono magici perché ci raccontano tantissimo. Tante volte mi chiedo
chissà quante cose hanno vissuto questi olivi, quante cose hanno visto, quante cose hanno sentito. E la mamma ha detto va bene, si fa un po' di colore, si mette qualcosa. Ho iniziato a dipingere insieme anche ai miei bambini perché anche loro mi hanno dato una mano. Nonostante sia in Italia da una sola decina d'anni, Rossana ha perfettamente compreso cosa rappresenti l'oliveto per il territorio di Seggiano. Rappresenta parte della storia di questo paese, parte della storia della cultura, della tradizione, ma anche un futuro rappresenta. Perché se noi continuiamo a lavorare nell'oliveto, a fare i prodotti come cerchiamo sempre nel rispetto dell'ambiente, rispettando la nostra stessa vita, rappresenta per me anche un futuro. Dipende da noi il poter continuare la coltivazione della terra e quindi credo che sia fondamentale per l'umanità, perché è vero che non viviamo senza passato, ma non possiamo manco pensare di vivere senza un futuro. Prendendo la strada che sale al monte, poco fuori dal paese, si giunge alla verdissima piana chiamata un tempo e a ragione paradiso. Vi si può ammirare il giardino di Daniel Spoerri, un'esposizione all'aperto delle opere realizzate dal famoso scultore contemporaneo e da altri artisti internazionali. La bellezza e varietà del paesaggio, unita alle suggestioni evocate dalle opere d'arte, rendono la passeggiata nel parco un'esperienza ricca di emozioni, specialmente andando incontro alle 160 oche pronte, sembrerebbe, a spiccare il volo. Spoerri è noto in particolare per i quadri trappola, istantanee in tre dimensioni di oggetti e momenti del vivere quotidiano. Jonathan gestisce con la moglie il piccolo ristorante all'interno del giardino. La sua cucina è creativa, come si vuole in un simile luogo. Ma è anche una gastronomia attenta alla tradizione e all'ambiente, che predilige i prodotti locali. Come è nata questa passione per la cucina? Per esigenza? Io sono il secondo figlio, quello di mezzo, c'è un fratello più piccino e una sorella più grande. E quando i genitori giustamente andavano a lavorare ci occupavamo un pochino della cucina primaria, quindi mettici la pasta, assaggiala, quando sembra che sia cotta la scoli, non ti scottare le mani, poi aggiungi un pochino di quel buon olio che facciamo giù dai nonni e poi un po' di pomodoro fresco, le cose più semplici. E da lì, avendo appunto comunque i nonni, gli agricoltori, la mia mamma comunque cuoca un po' per passione, sempre un po' per esigenza, la pasta fatta in casa, gli ortaggi dell'orto, e da lì siamo andati un pochino alla scoperta. Io e anche comunque mio fratello e mia sorella abbiamo questa passione in comune. È un modo per esprimersi, è un modo per arrivare alla gente, per arrivare alla famiglia, agli amici e ora ai clienti, che arrivano come clienti e vanno via come amici. Bisogna prestare tantissima attenzione a tutto quello che si fa, a tutto quello che si tocca, a non sprecare nulla, a rispettare quello che abbiamo, perché purtroppo viviamo in un mondo che ormai gira a mille. Con un click riceviamo del cibo a casa e non gli diamo più il valore, invece dobbiamo tornare un pochino indietro ai nostri nonni
che per sfamarsi cercavano di recuperare tutto, gli avanzi del giorno dopo, di due giorni prima, i piccoli avanzi delle feste poi diventavano il cibo dei giorni a seguire. Quindi tanto rispetto, e poi l'ingrediente fondamentale nei nostri piatti è l'amore con cui li prepariamo. Cerchiamo di tirare fuori qualcosa di nuovo, assolutamente senza usare le tecnologie più avanzate. Abbiamo le mani, la fantasia, e appunto con gli ingredienti di prima qualità e particolari vengono fuori delle cose nuove, con dei gusti un pochino più ricercati, e ti emozionano perché sono gusti nuovi. Seggiano ci dà tutto. Io sono adottato e secondo me Seggiano è una parte della Toscana speciale. Abbiamo l'Amiata, che è una terra vulcanica e ci offre dei vini molto particolari, di grande qualità, e abbiamo tutto, delle verdure, i legumi e poi l'ingrediente speciale da aggiungere a crudo assolutamente, l'olivasse seggianese, che ci dà quest'olio incantevole. Ok, Chiara? Sì? Vieni con la panzanella. Arrivo. Guarda un po' che erbette ti ho portato. Erbette, un pochino di finocchio di campo. E qualche fiore, ginestra, qualche margherita. Nebbiella. Io direi che la nipitella di questo periodo, senti? Mettiamo un pochino di panzanella e la arricchiamo. Vado a prendere anche del buon olio, okay, con le pasta seggianese. La panzanella è pronta. Il clima favorevole, l'abbondanza di pascolo, i luoghi aperti, l'aria e l'acqua incontaminate consentono di allevare animali in condizioni di salute e di benessere. Bovini, cavalli, oche e anatre, tutti vivono per lo più avendo come tetto il cielo. La loro esistenza, seppure sia posta al servizio delle nostre scelte alimentari, trascorre senza conoscere la costrizione degli spazi angusti, dello sfruttamento intensivo, dell'umana crudeltà. Già da alcuni anni, Gianna e Tinti sono impegnate nel progetto di recupero di un'antica razza di maiali, la macchiaiola maremmana. Allora, tu vai giù dalle capre, io così controllo i maiali e poi i cavalli, che comincio a metterli anche a fianco. Io allora le capre. Fammi rientrare. Okay. È molto bello perché prima di tutto allevi delle vite, le porti avanti, le fai crescere e vedi il risultato giorno per giorno. E poi c'è un rapporto, no, con gli animali, c'è un rapporto perché loro ti danno, noi diamo a loro ma loro ti danno a te, e c'è uno scambio di energia fra l'allevatore e i propri animali, no? E poi uno pensa subito ai prossimi nascite, agli accoppiamenti, già vede nel futuro quello che verrà fuori da quel maschio e da quella femmina. È una sfida anche, no? Una sfida continua, quindi è una cosa che ti tiene sempre, sempre giovane. Trudina? Trudi? Era una razza considerata già scomparsa. Poi c'è stato questo nostro conoscente zootecnico, un professore, che aveva trovato tre femmine nel Pistoiese che secondo lui erano l'antica macchiaiola maremmana ormai dichiarata estinta. Non solo la curiosità, ma
il piacere di tentare di recuperare qualcosa che non c'è più, ma che era appartenuto a questa zona e alle persone di questa zona. Per cui abbiamo iniziato l'agosto del 2005 questa avventura, diciamo così, con queste tre scrofie che erano incinte di due maschi diversi. C'è stata una tesi di dottorato fatta sul recupero di questa razza che ha dimostrato che era effettivamente la macchiaiola maremmana. Prima di tutto il rispetto per l'animale, cioè non sentirsi imprenditore, ma sentirsi allevatore significa che tu scegli di allevare una determinata razza e la devi fare al meglio. E quindi farli venire nel miglior modo possibile, farli stare nel miglior modo possibile, avere i risultati ovviamente, però è un modo di vita. Tutte le vite hanno un ciclo, no? E ognuno di noi ha uno scopo. E l'animale serve anche al nutrimento degli uomini. E quindi da che mondo è mondo, da che gli uomini sono apparsi sulla terra, si sono cibati anche degli animali. E l'importante è non farli soffrire e non maltrattarli e arrivare fino in fondo con rispetto e con il rispetto del consumatore, perché un animale che è allevato in questa maniera dà al consumatore un prodotto sano. E soprattutto poi in questo momento che c'è stato di pandemia tremendo, io ho fatto delle riflessioni sulla salute umana e sulla salute dell'ambiente e ho detto: se noi non facciamo un'alleanza, non rifacciamo un'alleanza fra la natura, gli animali e noi genere umano, noi siamo destinati a soccombere al prossimo virus che ci capita, capito? Se invece noi rispettiamo tutto questo ciclo e ci cibiamo di cose sane e di cose che non abbiamo violentato, dove non abbiamo messo cattiveria, non abbiamo messo crudeltà, dove con il rispetto reciproco, con l'ambiente riusciamo a fare forza, a fare un'unità tutti insieme, perché da soli l'uomo non ce la fa. È stata studiata molto approfonditamente la qualità della carne e tutti i vari componenti, e la ragazza che stava scrivendo la tesi faceva le analisi e trovava nel grasso di questi maiali gli acidi omega 3 omega 6. Allora il professore ha detto: no, non è possibile, rifai l'analisi. Lei l'ha fatta una seconda volta, il risultato era sempre quello. Il professore ha detto: no, non è possibile nel grasso di un maiale omega 3 omega 6, no. Alla terza volta, quando lei ha detto: professore, mi viene così, dice: va bene, allora vuol dire che questo maiale è semplicemente un'oliva a quattro zampe. E questa cosa ci ha inorgoglito molto, devo dire. In questo momento siamo un po' in difficoltà rispetto al futuro, perché ormai sono diversi anni che stiamo cercando la modalità e le persone a cui poter passare il testimone. Un testimone che deve essere accolto nella stessa modalità, con lo stesso impegno a conservare la modalità di lavoro, quindi il rispetto all'ambiente, animali, e non lo stiamo trovando, ancora non l'abbiamo trovato. Speriamo che, anche perché questo non è un progetto di business, questo è un progetto più sociale e culturale anche, è un recupero di qualcosa che non c'era più. Per diventare un business ci vorrebbero ancora un po' di anni, un po' di tempo, diciamo che da quel punto di vista è ancora una start-up, perché prima il recupero ha portato via parecchio tempo. Abbiamo visto che la qualità della carne è eccezionale, assolutamente, però per arrivare ad avere un prodotto pronto ci vogliono 5, anche 6 anni, quindi è più un progetto sociale. Speriamo che qualcuno raccolga. La storia ha lasciato a Seggiano doni preziosi, come il castello di Potentino, che da 1000 anni domina la valle chiamata Conca d'Oro.
Grazie al microclima favorevole e alla fertilità apportata dalle eruzioni della Miata, l'ambiente che lo circonda è meravigliosamente incontaminato. Non avendo conosciuto la monocoltura e l'uso di prodotti chimici, si è conservato un ecosistema di grande biodiversità, cosa purtroppo rara per il paesaggio agricolo dei nostri giorni. Ambiente e paesaggio così straordinari hanno una grande influenza anche su molti giovani di Seggiano. Daniel è musicista e nutre grande amore per questa terra, con la quale vive in totale simbiosi. È un posto unico nel suo genere, ha un'energia propria, come ogni altro paese ha la sua energia, ma io essendo nato qui la sento proprio a pelle. Si può quasi parlare di magia. La notte, quando si vedono le stelle e la luna, è un paese fantastico. Il giorno, guardi ogni stagione rivolta verso la montagna, è unico. Vedi la primavera, l'autunno, l'estate e l'inverno con un'attenzione diversa. Forse è proprio l'energia del paese, o forse anche perché sono un amante della musica e quindi riesco a interpretare in modo diverso la natura che mi circonda. Io apprezzo il posto in cui vivo in tutti i suoi aspetti, naturali, artistici, storici. Mi piace molto vivere nella tranquillità, la mattina alzarmi, aprire la finestra e sentire le rondini, cantare. A me piace molto anche quel tipo di musica lì. Preferisco stare qua perché questa è una terra che offre opportunità grandissime sotto ogni punto di vista. E molte persone, e non voglio giudicare le persone, ma il mio pensiero è questo, non sanno prendere i frutti di questo territorio. Io almeno ci provo, ci vorrei provare per un futuro migliore per me, per il posto e per far vedere a tutti cosa c'è di veramente meraviglioso da cogliere. Vivo il fiume ormai da anni, è un punto di riflessione. Molto spesso vengo a suonare percussioni, mi associo un po' al fiume, scelgo l'ispirazione. Una zona, un posto così tranquillo in mezzo alla natura è ottimo per riflettere, per leggere un libro invece di stare a casa o stare al telefono. Vai al fiume, ti rinfreschi e dai via alla tua mente. Poi per creare non bisogna andare solo al fiume per ascoltare se stessi, ma per me è un punto di forza. L'acqua mi dà molto relax mentale. Suono il mio genere musicale, lo interpreto sempre con gioia, ma dentro di me sono in uno stato d'animo perennemente malinconico. Ho vari pensieri e ondeggiano su linee emotive sempre differenti. Per me la natura è me, perché io vivo nella natura. Senza la natura non si vivrebbe nessuno. E penso che se posso dare un consiglio andrebbe rispettata di più. Per me la natura è tutto. Gli abitanti di Seggiano hanno nel cuore il desiderio di conservare l'armonia del paese, la purezza dell'aria, la verde bellezza del paesaggio. Il loro rispetto per l'ambiente naturale, il fascino della loro storia e la pace che si respira in ogni vicolo dell'incantevole borgo fanno di Seggiano un luogo del vivere genuino, un luogo dove l'esistenza ha un significato che stiamo sempre più dimenticando.